situazione che parte la street race, Maserati Levante, definita come l'elefante ballerina, contro forse qualcosa che non è proprio, diciamo, alla sua portata, ossia una Nissan GT-R. Vediamo un po'. C'è dire che il vantaggio di essere dei macigni su quattro ruote potrebbe giocare la sua carta qualora decidesse di sportellare o perdere il controllo. La GTR sta provocando, io sento il pilota della GTR che sta provocando! Ma come potete vedere la GTR non è agile su fuoristrada, come invece posso esserlo io. Ora vado al sorpasso. Vediamo se il pilota della GTR. No, si è già dato per vinto, ho già vinto a tavolino praticamente. C'è poco da fare. Posso cullarmi in questa curva, tanto ormai per il pilota della GTR non c'è nulla da fare. La superiorità dell'elefante ballerina è stata schiacciante. Non provo assolutamente a potermi raggiungere, tanto toccando come può. Dicevo, l'agilità di questa macchina consente di giocare di sponda proprio come un vero e proprio elefante, non si preoccupa di calpestare aiuole o soprattutto di incontrare inermi paletti. Qui un altro gioco di sponda che consente poi passando in un prato di avere un tempo migliore sul giro. Arrivando ferocemente, ma non può niente, non può contrastare la mia mole. Tra l'altro la macchina è quella che si caricherà se mi attacca. Attenzione, un po' di sponda, ho sbagliato la cambiata, il pilota della GTR sembra essere passato in testa, ma adesso ferocemente mi scaglierò contro di lui. Ecco, vediamo, lui non può tagliare invece. Guardate l'eleganza di questo taglio di curva. Sono nel rettilineo, può in un qualche modo sperare di allontanarmi, ma vediamo ora qui in questa sezione. Mi dispiace il pilota della GTR, ma evidentemente si è cagato un po' in mano vedendo questo macigno di